Eccoci dopo, secondo me, quasi 4 settimane dal nostro bellissimo corso on air di IOP, davvero un'esperienza magnifica. Ho pensato di portarvi alcune piccole testimonianze legate essenzialmente a qualche suggerimento, se posso, su quello che è un po' la riapertura, la ripresa. Devo dire che viviamo in un periodo di grande incertezza, nella quale, è la prima cosa che vi ho detto, se ricorderete, a fine marzo, incertezza per cui non abbiamo dei dati quantitativi, abbiamo soltanto delle ipotesi rispetto alle quali stiamo sempre di più cercando di capire qual è l'orientamento del mercato e come dovremmo orientarci. Però cominciamo ad avere anche già qualche ricerca, una uscirà a giorni, fatta su un campione importante di popolazione. E ci sta aiutando in qualche modo a, come dire, ad avere dei punti di riferimento. Ora però, rispetto al 2, se non sbaglio, di maggio in cui ci siamo incontrati, è cambiato parecchio perché avete riaperto i vostri studi, siete tornati a lavorare con dei cambiamenti. E quindi quello che io mi sono chiesto in questi giorni è come affrontare questi cambiamenti. Vi ricorderete, probabilmente vi avevo suggerito una modalità che era quella degli aeroplani, cioè quella del briefing quotidiano, di aiutarvi tutti i giorni di prendere appunti su tutte le problematiche legate all'organizzazione e eventuali conflitti e incomprensioni all'interno del team, e la mattina dopo, freschi, ragionare su ciò che era successo per mettere a punto un sistema di miglioramento continuo che nel giro di pochissimi mesi vi porterà ad essere nuovamente efficienti come eravate prima. Però di fatto ci troviamo di fronte a una situazione di cambio. Ed è di questo che vi voglio parlare molto rapidamente, con una di quelle che si chiamano, se non sbaglio, pillole. Quindi qualche suggerimento, oggi cominciamo con questo che è relativo alla gestione del cambiamento. Per farlo sono ritornato veramente a una pietra miliare della comunicazione interpersonale, che è Paul Watzlawick, che con la sua pragmatica della comunicazione fondò un po' delle linee guida sul concetto della comunicazione, che vi ricordo l'avevamo visto nel corso che abbiamo fatto a novembre a Bologna. Vi ricordo che comunicare non è trasferirsi dei messaggi, ma trasferirsi dei significati. Magari torneremo ancora su questo tema. Ma c'è una cosa importante che lui scrisse che voglio portarmi dietro, perché ci serve per parlare della comunicazione empatica che serve per la gestione del cambiamento. Cioè lui ci diceva, fra tutte le illusioni, la più pericolosa è credere che esiste una sola realtà. E questo soprattutto quando conduciamo dei team, siamo i leader, abbiamo un po' il rischio di tendere a pensare che la nostra realtà sia quella giusta, che sia la migliore e che sia quella che deve un po' illuminare il cammino di tutti. Questo spesso accade, ma è fondamentale comunque entrare anche in quella che è la mappa mentale degli altri. E gestire questa fase di cambiamento è fondamentale perché molti dei vostri collaboratori, ma anche dei vostri pazienti, devono cambiare abitudini. E allora io vi ho riportato un piccolo pezzo della letteratura nell'ambito della comunicazione, che è la comunicazione empatica, che riguarda la comunicazione empatica, ricordandovi che l'empatia è una di quelle parole di cui si è abusato e che ormai sono difficili anche da comprendere. Pensate che se non fosse che abbiamo delle difficoltà a fare delle similitudini semantiche, perché comunque c'è un significato profondo delle parole che purtroppo è diverso per ognuno di voi, di noi, ma la vera empatia sarebbe la compassione, ma non quella che noi intendiamo, cioè avere pena di qualcuno. La compassione sotto il profilo etimologico, che vuol dire compatire, cioè patire la stessa situazione, cioè vedere dallo stesso punto di vista. E quindi, siccome il concetto centrale del trasferimento, come dire, della gestione del cambiamento, quindi del trasferimento di input per la gestione del cambiamento e la fiducia, noi dobbiamo lavorare sulla fiducia obbligatoriamente. Io vi ricordo questo piccolo, mi permetto di ricordarvi questo piccolo circolo virtuoso relativamente a come comunicare empaticamente.
La prima cosa è appunto comprendere che ognuno di noi ha desideri, aspirazioni, paure differenti. E quindi l'obbligo di chi comunica, e quindi di ognuno di noi, perché solo chi comunica è responsabile della comunicazione, non chi ascolta, anche questo è un tema che magari potremmo affrontare, è appunto quello dell'empatia, cioè quello di comprendere, accogliere, accettare e risolvere le percezioni soggettive. Che vuol dire un po' annullare il nostro punto di vista e ammettere e accettare che ne esista un altro. In questo senso parlavo di compassione o anche di condivisione, che non vuol dire essere d'accordo, ma condividere lo stesso significato. Cioè cerchiamo di capire quali sono i freni, quali sono i desideri, quali sono le paure dei nostri collaboratori e dei nostri pazienti quando affrontiamo delle tematiche relative al cambiamento. A quel punto, quello che facciamo da comunicatori e che farà il vostro team comunicando con i propri pazienti, e quindi magari vi suggerisco di condividere questo tema se vi interessa, se vi piace, con il vostro team, è quella di proporre, una volta che abbiamo compreso, quindi abbiamo ascoltato il nostro interlocutore, quella di proporre dei dati oggettivi, quindi dimostrare concretamente quali sono le soluzioni che adottiamo e come queste soluzioni rispondono a determinati requisiti, che non riguardano solo il tema dei protocolli di sicurezza, ma possono riguardare anche la nuova organizzazione, i nuovi orari, ma anche la prestazione che proporremo. Quindi dimostriamo con dei dati oggettivi come si risolvono paure e aspirazioni. Dopodiché, nella logica classica della professionalità, nella sua accezione vecchia, che era il saper fare, il sapere, saper fare, ma poi saper essere, chiaramente prendiamo degli accordi, degli impegni, che possono essere delle promesse o anche degli impegni contrattuali, e quindi è attraverso il comportamento, attraverso quelli che tutti gli altri vedono, i nostri collaboratori in particolare che ci vedono da vicino, quindi attraverso il nostro comportamento, le nostre azioni, che dovranno essere coerenti chiaramente con quello che sono le promesse che abbiamo fatto, in questo modo si chiude il circolo della comunicazione empatica, che quindi non si ferma semplicemente a comprendere il punto di vista degli altri, ma a comprenderlo, ad accettarlo e poi a in qualche modo risolverlo. Risolverlo attraverso dati, attraverso una promessa, e poi attraverso dei comportamenti oggettivi. Tutto questo in realtà costruisce la fiducia e io vi ricordo che in questo momento anche di difficoltà, anche economica, dei nostri pazienti, leggerete un po' di cose, nei prossimi giorni, però insomma vi anticipo che almeno un 20% della popolazione pensa di rimandare le cure odontoiatriche per ragioni economiche. Ebbene, costruire oggi fiducia significa costruire valore per domani e costruire valore vuol dire ridurre la sensibilità al prezzo. Molti di voi ricorderanno quando vi parlai della vendita sempre a novembre e vi raccontai del fatto che la vendita è uno scambio di cose, di servizi o di cose, diciamo così, in cui ognuno è convinto di ricevere più di ciò che dà. E allora ecco che il prezzo. Ecco che l'investimento economico in realtà dipenderà molto dal valore percepito dal paziente. E se sapremo comunicare il cambiamento, se sapremo comunicare in generale in modo empatico, sicuramente aumenteremo la fiducia, aumenteremo il valore e ridurremo la sensibilità al prezzo. Con questo concetto vi lascio e vi saluto e vi invito a seguirmi per la prossima occasione. A presto.